Sono le ultime ore di Smau Roma ed è quasi tempo di fare un bilancio della manifestazione e non possiamo che fare questo primo bilancio con l'amministratore delegato Pierantonio Macola. Come è andata Smau Roma? Quali sono le prime indicazioni che sono emerse e cosa queste indicazioni fanno presagire per il futuro? Ma allora direi che siamo in effetti sorpresi per la partecipazione, abbiamo avuto quasi 5.000 partecipanti profilati e diciamo che la vera scommessa è raccontare queste, le opportunità diciamo, fornite dalle moderne tecnologie non solo agli IT manager ma agli imprenditori e manager, perché l'idea è oggi grazie alla consumerizzazione comunque queste tecnologie vivono un nuovo momento positivo, quindi la domanda sottostante è come posso utilizzarle in azienda, ecco, e quindi noi diamo una risposta insieme a tutti i nostri partner a questa domanda. Quindi direi una partecipazione che è oggettivamente al di sopra delle nostre aspettative. C'era una volta Smau, c'è Smau. Il format però è cambiato. Può dirci come è cambiato e quali sono anche gli orientamenti o le conferme per il futuro? Ma lo diciamo che nella nostra industria in momenti di cambiamento il marchio è fondamentale, quindi Smau era un marchio fortissimo con una grandissima credibilità sul mondo dei media economici, anche sul mondo delle aziende utenti, perché da sempre sanno che Smau è legato all'innovazione e alla tecnologia. Certamente aveva bisogno di un format completamente nuovo, quindi oggi Smau è dedicato solo a imprenditori e a manager e con un obiettivo molto puntuale che è quello di aiutare le piccole e medie imprese a comprare meglio tecnologia digitale, quindi a fianco di Politecnico di Milano, Sda Bocconi, Gartner, Net Consulting, con cui diamo un orientamento alle aziende, poi abbiamo i fornitori e uno ha la possibilità di scegliere le tre o quattro soluzioni, alla fine investono in tecnologia ma investono in maniera un po' più consapevole con, passami il termine, anche le istruzioni per l'uso. Bene, diciamo che nel momento in cui Smau Roma va a chiudersi e voi, come dire, rafforzate sempre più i rapporti col territorio, mi verrebbe voglia di chiedervi come ha risposto Roma. Allora, Roma è una tappa che abbiamo, diciamo, sotto la mia epoca, abbiamo scelto di portare Smau fuori da Milano, rimane la tappa più importante a Milano, ma io credo che fosse necessario parlare ai territori ricchi di creatività e di imprese, piccole e medie. Ecco, il Lazio è stata una scommessa fatta 3 anni fa ed è oggi la tappa del roadshow con i numeri più importanti e quindi direi che è un territorio che in realtà ha, al di là della fama, quindi la città eterna e la grande dimensione della parte politica, in realtà ha tantissime imprese, anche dei distretti che evidentemente originano dalla presenza del telco qua storica e quindi è ricco di start-up per esempio e di iniziative nuove. Abbiamo questo MobApp Award, quindi abbiamo questo premio dedicato agli sviluppatori di app e devo dire che qua a Roma è stato veramente un successo, quindi molti nuovi imprenditori, molta creatività e quindi direi una tappa di cui siamo veramente orgogliosi. Siamo tutti soffocati da un po' di tempo dalla crisi. Però noi dobbiamo comprendere che le crisi sono un'occasione di grande trasformazione. Ecco, lei percepisce un modo diverso in cui le aziende si rapportano al mercato? C'è qualcosa che sta cambiando? Questa crisi farà soltanto vittime o creerà anche nuovi protagonisti? Ma ecco, io sono molto ottimista perché in realtà, proprio guardando le imprese che visitano Smau, ecco, ho notato che questa crisi in realtà ha richiesto di interpretare l'opportunità che c'era dietro e spesso le piccole e medie imprese sono più rapide delle grandi imprese nel cogliere le opportunità. Certamente oggi quelle più attive lavorano anche sui mercati internazionali, quindi su questo non c'è dubbio, il mercato nazionale è ancora un po' lento. Chi oggi lavora su quei mercati ha bisogno di strumenti moderni e quindi è impensabile non usare il cloud, non usare gli strumenti di Unified Communication Collaboration e in qualche modo ecco diciamo che quindi la nostra industria ICT si sta adeguando e a mio avviso in maniera molto positiva al supporto di queste imprese che oggi sono quelle che stanno per competere o che competeranno sul mercato nel prossimo futuro. Il prossimo appuntamento di Smau? Il prossimo appuntamento è nel Veneto, quindi per la regione Veneto, è a Padova ed è nel mese di maggio. Poi seguirà invece l'Emilia Romagna con Bologna la prima settimana di giugno per finire a Milano nell'evento tradizionale che in realtà ha esattamente lo stesso format, quindi molto cambiato rispetto al passato e che conta su un 50.000 partecipanti, quindi è comunque un appuntamento internazionale. Grazie Pierantonio Macola, amministratore delegato di Smau. Grazie a voi.